Salve onorevoli, eccoci qui, un nuovissimo episodio, siamo su The Elder Scrolls 5 Skyrim, l'Anniversary Edition. Io come sempre sono l'Arax di Cormaris e ora ricominciamo la nostra bella esplorazione di Roccia del Corvo, perlomeno di quella lontano fantasma che rimane di Roccia del Corvo. Mi dispiace molto aver perso quasi tutte le strutture belle che erano rimaste. Servire la casata Redoran o non servire nessuno? Mio marito Vendil temeva che i visitatori avrebbero evitato Roccia del Corvo. Sono felice di notare che si è sbagliato. Con te abbiamo già parlato. Devi usare una notevole quantità di materiali grezzi per riparare le loro armi e armature. Mi dispiace non poterti rimborsare. Bene. Nessun problema. Recupererò le perdite a tempo. La tua presenza qui sarà tollerata. Vabbè, tu sei il coso, come si chiama? Altrimenti tu hai una strana ascia, amico mio. Lavoro per Mogrul. Ricorda, se hai un problema parla con lui. Sempre. Bene. Se cerchi ingredienti esotici, chiedi. Potrei avere quello che ti serve. Dove hai appreso le tue conoscenze di alchimia? Dopo aver lasciato Morrowind, ci siamo stabiliti a Skyrim. Abbiamo vagato per un po'. Dopodiché ci siamo fermati a Mortal e abbiamo condiviso lo stesso tetto con Lami, l'alchimista della città. Ah sì, abbiamo fatto la missione. Mi affascinava. Nel giro di qualche anno mi ha insegnato molto. Perché avete lasciato Mortal? La nostalgia di casa si faceva sentire. Eravamo gli unici Dunmer in tutta Mortal. Quando cominciò a girar voce che a Solstheim si stava formando un insediamento di Dunmer, eravamo entusiasti. È stata dura, ma non ho rimpianti. Sono contenta di essere qui e di poter dare una mano. Intanto è un insediamento morto, prima o poi morirà questo. Perché Roccia del Corvo ha bisogno del tuo aiuto? Come puoi immaginare, l'eruzione della Montagna Rossa ha gravato pesantemente su Solstheim. E Solstheim! La caccia non dà più frutti e le acque sembrano troppo contaminate per la pesca. Stando al consigliere Morvain, mio marito ha rappresentato la fonte di cibo più importante degli ultimi decenni. Che cazzo fa tuo marito? Non ho capito. Vendi ingredienti davvero esotici? Sì. E posso affermare con orgoglio di averne coltivato personalmente la maggior parte. Vediamoli. Vorrei solo avere modo di procurarmi gelatina di Netch con più facilità. Quelle creature sono difficili da trovare e spingersi oltre il baluardo è pericoloso. Ma non ci sono Netch a Solstheim. Potrei procurartene un po', però non ci sono Netch a Solstheim. Perché come sono arrivati i Netch? Cioè, Solstheim era famosa e anche, anzi fu anche criticata per il fatto che non aveva molte bestie magiche in confronto a Morrowind. Cioè, se entrate a Morrowind non esiste che voi trovate un cane, un gatto, un cervo. Sono tutte creature esotiche, diciamo così. E Solstheim è molto più simile a Skyrim all'epoca, quando uscì l'espansione per Morrowind. Conosci qualcuno di nome Mirak? Non credo, però mi sembra di averlo già sentito prima. Sai dirmi qualcosa di lui? Quando sento quel nome, vedo un tempio qui a Solstheim. Cosa vorrà dire? Oh. Fai attenzione con quei nomi. Un tempio. Tu? Ti do il benvenuto a Roccia del Corvo. Potrebbero interessarti cibarie cresciute nella cenere? Le patate della cenere, semplicemente. Le cibarie cresciute nella per cenere. Per migliaia di anni, i Dunmer hanno coltivato piante nelle terre di cenere. Tutto nacque dalla necessità di sopravvivere alle condizioni ostili della nostra terra natale. E ora, con le incessanti eruzioni della Montagna Rossa, è più importante che mai. C'entra in qualche modo la magia? No. Solo i Telvanni hanno la capacità di creare la vita dalla cenere. Servono soltanto gli ingredienti e gli attrezzi giusti. E tanta, tanta pazienza. Ok, conosci qualcuno di nome Mirak? Credo, ma non ricordo perché lo conosco. Vabbè, bla bla bla. Non saprei. Forse l'unica cosa... Cosa vende? Ho le merci migliori di tutta l'isola. Sono curioso di vedere lui ora di fatto cosa vende. Birra, carne, cavolo. Vendi le cose normali, oltre al Flynn, che in realtà è Morrowind, valeva 3 volte di più questo prezzo. Non vendi assolutamente nulla oltre le patate di cenere che sembrano dei testicoli pelosi, però quello è un altro concetto. La Sujamma, la Shane, questi mi fanno ritornare alla memoria tutte le cose che abbiamo fatto in Morrowind, veramente. Ragazzi, ricordo, tra l'altro, chi vuole vedere la serie, passi sul mio canale. Vuoi comprare qualcosa o solo ridere delle nostre sfortune?
ridere delle vostre sfortune sarebbe divertente. Vendi speciali attrezzi da minatore? Attrezzi da minatore? No. Però vendevo dei pendenti dell'impero orientale, ma poi li ho finiti. Un oggetto molto richiesto. Dei pendenti? Che cos'è un pendente dell'impero orientale? Si tratta di un amuleto creato appositamente per la compagnia dell'impero orientale. Lo davano ai loro operai come incentivo, una specie di ricompensa per mansioni non convenzionali. Non li producono più e così sono diventati oggetti da collezione. Mi piacerebbe averne qualcuno. Ah, dove è possibile trovarli? Potresti trovarli ovunque sull'isola. Le miniere potrebbero essere un buon punto di partenza. Se ne trovi qualcuno mentre batti Solstheim, portameli e io te li pagherò. Più che giusto. Conosci qualcuno? Vabbè, no, questo non lo chiediamo. Come vanno gli affari? Giornata storta? Storta? Sei la prima persona oggi che sembra interessata alle mie merci. Ho una mezza idea di contattare i miei amici della Compagnia dell'Impero Orientale per capire se hanno bisogno di una mano a Windelm. E degli amici nella Compagnia dell'Impero Orientale? Oh, certo. Più volte ho avuto scambi epistolari con Vittoria Vici in persona. Ma è morta. La conosci, no? La signora a capo del magazzino della Compagnia dell'Impero Orientale a Solitude. Il deposito più grande di tutta Skyrim. Bene, no, l'ho uccisa. Bah, sei proprio come tutti gli altri. Ricorda le mie parole. La Compagnia dell'Impero Orientale tornerà a Roccia del Corvo. E quando avverrà, io sarò in cima alla loro lista. Sembri una Lalu con quello stemma. Vabbè, volevi fare incantare qualcosa all'Accademia? Era ora che arrivasse qualcuno. Tieni, assicurati che questo oggetto sia gestito nel modo adeguato. Questa è la missione varia che abbiamo lasciato per secoli da parte. Comunque, la cosa vendi? Dovrebbe essere che cosa non vendo. Perché praticamente dispongo di ogni genere di merce. Bravo. A meno che non si tratti di armi, pozioni o armature, ce l'ho. Dove recuperi tutti questi oggetti? Gran parte della merce me la fornisce già a Lund, giù al porto. Il resto proviene dagli affari con la gente in città. Oh, ogni tanto Glover Mallory mi procura qualcosa. Tra tutti è quello che mi propone gli affari più interessanti. È difficile dirgli di no. Chissà perché. Che cosa vendi? Controlla pure. Giusto per curiosità. Non vendi nulla di esotico particolare, oltre al martello Nord praticamente. Sono tutte robe scontate. Stivali in chitina, wow, fanno schifo, cioè oggettivamente nulla di che. Vesti stravaganti, sì, è roba puramente proveniente da Morrowind. I pendenti dell'impero orientale sono sparsi ovunque. Ok, qui che abbiamo? Al conato volante. Che cazzo di nome è? Più che altro volevo parlare con quell'orco che aveva anche la guardia del corpo. Sarei curioso di vedere cosa ha da dirci. Però vabbè, entriamo e nel mentre, ragazzi, comunque voglio iniziare. Sì! Con un bello starnuto. Dicevo, a parte questo, volevo iniziare prima di tutto con le scuse perché ieri non sono riuscito a pubblicare. Però purtroppo è stata molto, molto, molto. No, 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 a te col cazzo che ti prendo. Molto, molto più complicato ieri, a malapena sono riuscito a registrare Imperium. Tedis. Kendrin Sero, spada mercenaria. Sei loro, sono al tuo servizio. Fottiti. Ora, se vuoi scusarmi. Norvas. Benvenuto alla locanda del Conato Volante, mio signore. Se hai bisogno di qualcosa, Geldis sarà felice di aiutarti. No, perché oltre a chiedergli di mira non possiamo. Cerchi guai? Tu, stammi lontano. Mor. Te lo dirò una sola volta. Se vuoi avere a che fare con me, devi tenere a mente una sola cosa. Paga i tuoi debiti o ti farai molto male. Conosci qualcuno di nome Mirak? Sì, riconosco quel nome. Ma non so perché. Dimmi tutto quello che sai. Non lo so. Mi sento strano solo a pensarci. Forse un tempio? Un'isola, bla bla bla. Dite tutti la stessa cosa. Bene, signori, benvenuti nelle classiche dimore di Dunmer, costruite principalmente sottoterra proprio per evitare l'usura dovuta alle tempeste di cenere che, come ben potete comprendere, sono molto ma molto pesanti, molto ma molto dannose per gli edifici in generale. Il migliore solo perché è l'unico, non perché di fatto è il migliore. Mia borsetta di monete, non per quanto sono ricco, non la schiferò mai e poi mai.
E direi che diamo un'occhiata qui ora in generale. Conscio del fatto, ragazzi, che questi episodi lo so che saranno principalmente di esplorazione, ma come ben comprendete mi trovo nella situazione in cui non ho minimamente esplorato Solstheim, quindi non saprei nemmeno minimamente cosa dovrei vedere per prima o cosa dovrei vedere per secondo. Molti mi hanno dato ottimi commenti nei consigli. Vendi, sembra che vedi una mazza dietro. Felice di esserti di aiuto, serio. Cosa posso fare? No, tu? Miserabile, davvero miserabile. Odio questo posto. Non ti piace Solstheim? Se non mi piace, la odio. Le giornate sono tutte uguali. Apriamo il negozio, non vendiamo niente. Chiudiamo il negozio e andiamo a dormire. È ora di spostarsi. Che vita è mai questa? Perché non torno a Morrowind? Credimi, mi imbarcherei sulla prima nave in partenza se potessi. Ma non me la sento di fare questo a mio padre. Gli spezzerei il cuore. Abbiamo già perso mia madre. Non voglio lasciarlo solo. Com'è morta tua madre? Vivevamo in un insediamento a circa una lega dai confini di Black Marsh, la terra degli Argoniani. Nonostante l'invasione argoniana fosse terminata molto tempo addietro, c'erano ancora alcuni clan disquamati entro i nostri confini. Chissà perché. Per farla breve, attaccarono il nostro insediamento e massacrarono quasi tutti. Una cosa orribile. No, andiamo, ve lo siete meritati, li avete schiavizzati per anni. Stai in guardia. Solstheim è ancora un luogo... Geldis. Benvenuto alla locanda del Conato Volante, casa del miglior Sujamba che mai bagnerà le tue labbra. La tua locanda ha un nome insolito. A dire il vero, c'è dietro una storia piuttosto divertente. Qualche anno fa stavo passeggiando al porto quando notai un Dunmer che barcollava con in mano una bottiglia di Sujamba. Era un mio cliente, gran bevitore, perciò non fui così sorpreso. Non mi sembra così insolito. Certo, ma vedi, questo Dunmer era nudo come un verme e cantava a squarciagola. Mentre mi godevo lo spettacolo, dal baluardo arriva un Nech che gli vola sopra la testa. L'uomo alza lo sguardo verso la creatura e grida: «Fatti un sorso!» Lancia la bottiglia e questa non ricade più a terra. E il Nech? L'impatto fece finire la bottiglia in pezzi e il Nech doveva averne ingoiato il contenuto perché cominciò a volare, come dire, storto. Come fai a volare storto? Si fermò e iniziò a tremare. Dopo alcuni istanti, dalle sue fauci fuoriuscì un liquido fetido, il più fetido mai sentito. Credimi, ne ho visti di ubriachi nella mia vita. E quel Nech non era da meno. Adesso ho capito. È una storia vera, fidati. Non lo so, non ho mai visto un Nech mangiare in generale. Di solito li ho visti volare come meduse del cazzo. Comunque, che si dice in giro? Ho sentito dire che quel vecchio pazzo di Crassus si è di nuovo intrufolato nella miniera di roccia del corvo. La sua età potrebbe lasciarci la pelle. Alla sua età? È vecchio, dici? Gli attacchi della progenie di cenere al baluardo stanno peggiorando. Il capitano Velet fa del suo meglio, ma secondo me la guardia Redoran sarà sopraffatta. Altri consigli? Ho sentito che i Rickling hanno preso la sala degli incontri di Tiask. No! Che hanno costretto i Nord che abitavano lì a spostarsi in un vicino accampamento. Cazzo, gli dobbiamo andare a aiutare immediatamente. Che altro si dice? Che i draghi siano tornati. Arriveranno anche qui. No, non arriveranno. La guardia Redoran ha avvistato un branco di lupi mannari sulle montagne. I cacciatori al dirupo di Frostmoon potrebbero saperne di più. A proposito di questo, volevo rispondere a un commento che appunto mi aveva detto di tornare sangue di lupo. Me ne sono dimenticato effettivamente, ora che ci stavo pensando. Ma nel prossimo episodio vediamo di recuperare il più velocemente possibile, facendomi reinfettare, e mi sto riferendo a Francesco, e vedo il prima possibile di sistemare questa cosa, almeno prima di questa missione. Che si dice in giro? Le miniere chiuse, nessuno può dire quanto durerà Roccia del Corvo. Speriamo che il consigliere Morvain abbia un piano. Te lo dico io, non lo ha. Altro? Se ti avanza dell'oro, dovresti parlare con Rales al tumulo di Colbjorn. Ho sentito dire che sta compiendo degli scavi. E perché dovrei pagarlo? Altro? Di recente non si è mosso granché, ma
torna a trovarmi, non si sa mai. Beh, grazie in generale per tutte le informazioni. Qualche specialità della casa? Il miglior sugiamma che tu abbia mai assaggiato. È una ricetta di mia invenzione, lo chiamo sugiamma di Sadri. Ho aggiunto nuovi ingredienti alla miscela originale e credo proprio che il sapore sia molto, molto meglio. Ok, però se le persone smettono di girare, pronto e si precipiteranno qui a frotte. Ma se non hanno i soldi per pagare, che cazzo devono venire? Potrei aiutarti a spargere la voce. Sinceramente speravo che lo dicessi. Prendi questi assaggi di sugiamma e spargi la voce. Se riuscirai a distribuirli tutti, ci sarà un premio per te. Mia moglie e io facciamo del nostro meglio per sostentare. Se ti servono i servizi di uno speziale, parla con mia moglie Milor. Sadri vuole che provi la sua nuova bevanda. È sempre un piacere assaggiare le creazioni di Geldis. Ok, una è data. Pure da me. Ho sempre tu hai trovato il mio piccone? No, vabbè. Così è un antico piccone nord, ma già queste cose le abbiamo chieste. Vuole che provi la sua nuova bevanda. Perfetto. Stavo giusto pensando di fare un salto alla locanda. Grazie per avermi risparmiato. Non so se te ne sei accorto, ma sei alla locanda. Dia Crescius, che farebbe meglio a ridarmi quel... È sempre un piacere vedere arrivare qualcuno come te. Sadri. Dea Geldis, che Mirri apprezza molto. Ok, siamo a tre. La tua presenza qui sarà tollerata a patto che... Provi la nuova bevanda. Come? Oh no, grazie. La mia mente deve essere lucida. Ma vaffanculo. Ricorda, ti osserviamo. Tu? Mia moglie è un'eccellente alchimista. Tu no? Grazie a lei, tu no? Le patate di cenere stanno crescendo molto rapidamente. E usare l'alchimia per far crescere delle patate di cenere è un po' come usare la magia della distruzione per farsi allungare il cazzo. Non è un'idea molto geniale, secondo me, però liberi di fare quello che credete meglio. In qualità di moglie del secondo consigliere di Roccia del Corvo, sarà... Sadri. Che gentile. Ringrazia Geldis da parte mia. Ok, tu? Se avessi abbastanza oro, mi imbarcherei sulla... Sadri! Geldis dovrebbe imbottigliarlo ed esportarlo nel continente invece di perdere tempo qui. I suoi intrugli sono strepitosi. Grazie. Non so quanto sia bello chiamare... dell'impero orientale sono chiamare il coso... come si chiama? L'alcolico intruglio. Lo reputo un po' offensivo, ma va bene. Lavoro per Mogrul. Mogrul. Se hai un problema, parla te lo dirò. Sadri. Per me puoi anche gettarla in un pozzo. Ma vottiti, orco di merda. Feldrin Sero. No, tu non ci dici niente, tu. Benvenuto alla... Spiacente, Geldis. Ma Geldis non mi permette di bere mentre lavoro. Ora, al conato. Vaffanculo. Vabbè, a questo punto andiamo a provare dallo Jarl, se no massimo proviamo a fare qualcosa effettivamente stiloso. Quindi lo Jarl dovrebbe abitare qui, se mi ricordo. Consiglio di stare alla larga da Telmito. Forse perché è un cazzo di fungo gigante gestito da dei pelvanni, probabilmente. Non ho perso la strada, amico. Dunque, cosa tu... Sadri. Il buon vecchio Geldis non perde mai occasione di tirarci su di morale e di annebbiare la nostra vista. Certo, non vedi e non senti. Se vuoi discutere... ok, e ora direi che sarebbe anche un'ottima... è opportuno momento andare a fare un bel salto nel tempio. Che ora non mi ricordo chi. Prova a pattugliare il baluardo. No, andiamo. Non mi ricordo chi mi aveva detto che praticamente a questo punto Morrowind, dopo la morte dei tre dei, era ritornata a venerare praticamente i dei originali. Quindi i Dedra originali. Perché sì, ragazzi, i Dunmer venerano i Dedra. Ok. Sebbene... Sei qui per pregare o forse per rendere omaggio alla nostra tomba ancestrale? Ecco, le tombe ancestrali erano presenti in tutti i templi, tutte le più grandi casate ne avevano una personale. Ora vediamo cosa sono. Sono i luoghi in cui sotterriamo i nostri defunti, luoghi sacri che onorano il loro trapasso. Purtroppo, negli ultimi tempi, non siamo riusciti a usare la tomba ancestrale sotto il tempio. Così abbiamo dovuto collocare le spoglie in altri posti. Seriamente, all'ingresso? Che schifo! Perché non potete usare la tomba? Gli odiosi intrusi. Gli abomini che chiamiamo progeni di cenere sorti dalle ceneri dei nostri antenati. Voi immaginate di andare a pregare al tempio? Sodiciano le memorie dei nostri progenitori profanando i loro resti.
Immagina di andare lì, non so, a fare un amplichierino, in ciò che pronto ti trovi la bisnonna Franca che si alza. Nipotino mio, no no, tu non andiamo a fanculo. Comunque, libererò la tomba per te. Grazie, viandante. Lo apprezzo. Prendi, questa è la chiave che apre la porta della tomba. I Dunmer come seppelliscono i propri defunti? I Dunmer non seppelliscono i defunti. E nemmeno li lasciano marcire dentro un sarcofago. Li bruciano. Quando un Dunmer muore, il suo cadavere viene bruciato affinché torni alla cenere da cui è nato. I Dunmer non vedono la morte come la fine. Piuttosto la consideriamo l'inizio. E tra parentesi, è più vero di quello che sembra, cioè non è una metafora. I Dunmer provenienti da Vanderfell, quindi sotto la montagna rossa, buona parte di Vanderfell è una zona piena di cenere. E effettivamente i Redoran hanno anche questo vizietto di tenersi sempre vicino alla cenere, come ha detto qualcun altro nei commenti. Però scusate, ma non ce l'ho sott'occhio, ora li vado un attimo a prendere e posso fare i nomi. E praticamente, appunto, proprio per questo loro vengono dalla cenere. In più il loro colore della pelle rispecchi, anche per quella è una maledizione, però vabbè. Ne abbiamo anche più che largamente parlato. No, 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 non girare il mio piccolo visuale. E appunto parlava proprio di questa particolarità di Dunmer, di essere molto legati al loro territorio, dalla pelle, al modo di seppellire le persone, al modo di coltivare, come vedete, ci tengono tantissimo. Di preciso cosa sono le redenzioni? Le redenzioni sono il vero tribunale, ovvero i Daedra a cui i Dunmer sono devoti, Asura, Befala e Boezia. Li chiamano il vero tribunale perché hanno redento i nostri cuori dal falso tribunale che sarebbe quello di Morrowind, cioè Alamexia, Sotasil e Vivek. Sotasil, Almalexia e Vivek ne rappresentano ciò che fu, esseri che conquistarono il cuore dei Dunmer con le loro gesta, ma che allo stesso tempo li resero ciechi. Già. Erano aberrazioni, falsi profeti. Si approfittavano del loro stato di eroi per impedire al vero tribunale di abitare la nostra mente. Bravo, anziano, adesso bravo. Adesso che sono stati distrutti, la luce può finalmente risplendere sulla casa delle redenzioni. Bravo, ragazzo. Bravo. Grande. Non sapete in Morrowind quanto tempo ci ho messo distruggerli, e ripeto, ragazzi, per capire al meglio come loro agivano. Dovete praticamente giocare Morrowind, o più semplicemente vedere la mia serie su Morrowind, e praticamente capite che avevano letteralmente instaurato una vera, propria e totale dittatura. E del resto, come vedete, nemmeno... No, 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 non prendere le piante, prendi le monetine. Patate di cenere, grazie. Peschietto, va bene. Avevano comunque instaurato una vera e propria dittatura teocratica assoluta. Ed erano per molti versi veramente aberranti. E nemmeno vi potrei dire che c'è uno più o meno aberrante dell'altro. Tutti giocavano su tre campi diversi. Tutti quanti erano strazianti veramente per il popolo. E il bello è che loro non se ne accorgevano, perché tanto avevano una totale e assoluta comando. Un totale e assoluto comando. Sadri, tieni quel vile liquido lontano da me. Però un po' bacchettoni sono rimasti, a quanto pare. Ma le ceneri le dovete proprio lasciare così, cioè, per strada? Che bello, guarda, sto saltando su Nonna Pina, sui resti di Nonna Pina. Vabbè, andiamo avanti, facciamo finta di nulla e completiamo la prima missioncina che abbiamo a nostra disposizione. E conosciamo anche questa famosa progenie di cenere, di cui non ho minimamente idea di cosa sia. Quindi procediamo. Ecco, ne vedo già uno. Cosa cazzo sei? Pardon. Addirittura. C'è da dire che comunque sono molto più resistenti. Cenere di progenie. Che bello tenere le ceneri così in stile veramente... Cioè, non so nemmeno quanto apprezzi nel fatto che io stia rubando le ceneri dei loro antenati. Non la reputo una cosa bellissima. Ehi, che cazzo avevi alzate dalle ceneri? No, non è normale, lo sai, vero?
Dovete smettere di erigervi dalle ceneri. Che cazzo fai con le mani? Chi cazzo sei? Bruce Lee, dai! Addio pure a te. Guarda che escono dalla terra come funghi. Ma scusa, ma se io tolgo il sangue di drago e mi metto libera la tomba, vorrei pure liberarla, ma se questi stronzi continuano a uscire... Ah, liberato? Oh, più semplice di quello che credevo. Però sì, effettivamente questo è divertente perché rispecchia molto gli stili di cenere, anche le candele. Io vi giuro c'erano candele uguali a Morrowind. È molto particolare come idea, però vi ripeto, gli Dunmer, al contrario di come si può pensare in quanto elfi, sono estremamente legati alla loro tradizione, al loro luogo, e quindi non a caso hanno un intero e proprio vero codice d'onore che di fatto per molti versi gli impedisce di essere veramente innovativi. Infatti la casata Lalu ora è dismessa fondamentalmente, però all'epoca era anche molto mal vista, quando era comunque una delle più importanti casate, perché oltre al fatto che era la nuova casata, quindi novità, che schifo, torniamo alle tradizioni, e anche perché più in generale, appartenendo a quella schiera Yalalu più vicina all'impero, era sempre visto come qualcosa di storto, l'idea cosmopolita, gli stranieri che comandano da noi. È sempre stato molto 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 mal vista come idea. Io vorrei un attimo orientarmi. Dopo ancestrale di ok, ci sto. Andiamo giusto a vedere se troviamo qualche oggettino unico. Del resto in Morrowind una delle mie principali fonti di guadagno era razziare le tombe altrui, e non me ne pento minimamente. Queste credo che sono le due cose di accesso al tempio, le due cripte, le due porte che abbiamo visto di accesso al tempio, anche se di solito non erano strutturati così i tempi. Di solito la parte inferiore al tempio era adibita a dormitorio, comunque a zona di ristoro per i pellegrini e per i sacerdoti. E di solito le tombe erano costruite o proprio in fondo o direttamente al centro della zona di preghiera, anche perché quando erano costruite in fondo ha proprio una struttura interamente sotterranea, un vero e proprio dungeon, per renderci conto, era pieno di trappole, non morti, mostri che facevano la guardia, era veramente molto ben sorvegliata la situazione. Amico mio, sono Othrelot, anziano delle redenzioni e custode di questo tempio. La tomba è stata epurata. Siano lodati gli spiriti. Con il Spero tuo nome. Tu non abbia sofferto troppo per mano di quelle impie creature. Ti prego, prendi questo come segno della mia gratitudine. Dammi dell'oro e non cose inutili. Oh, grazie. Posso veramente, grazie. Ti voglio bene. Spero che non ti dispiace che ho preso qualche pizzico dei tuoi antenati. Magari alchemicamente può essere utile, anche se onestamente credo servirà fondamentalmente a creare dei veleni. Non immagino cosa diversa per i nostri amichetti. Fatti vedere a quanto siamo arrivati. 28 minuti esatti e abbiamo solo esplorato Roccia del Corvo, signori. Solo esclusivamente Roccia del Corvo. E signori, innegabilmente qui ci vorrà molto tempo, perché come vedete voglio sviscerare per bene la zona. Non voglio stare qui ora a perdermi, anche perché essendo l'unico insediamento, credo che, cioè vabbè, oltre al villaggio di Scala e la sala di Tirsk di fondo, credo sia l'unico grande insediamento, e quindi proprio per questo credo che una volta finito dovremo correre. Qui tra l'altro è edificio abbandonato che credo che ipoteticamente sarà la casa che ci daranno se facciamo i bravi. Sacco di proprietà, chi cazzo ci dorme qui? Manca solo che troviamo della scoma. Confessione di un Dunmer consumatore di scoma. Questo è un grandissimo classico. Mi ricordo che c'era una missione proprio che ci imponeva di andarlo a trovare, anche perché per i Dunmer è veramente un grande, grande disonore consumare la scoma, in quanto li schiavizza e li rende dipendenti dalla sostanza di fondo. Ed era un grande stigma, perché chi ne cadeva poi veniva fondamentalmente esiliato dalla società. Infatti molti erano costretti alla fine ad andare a abitare sotto nelle fognature di Vivec, che era questa città enorme con delle enormi fognature, ma veramente enormi, stile, non so, America con gli alligatori per intenderci.
E proprio per questo si creava quella strana situazione dove appunto loro odiavano la scoma, però invece di curare chi soffriva di scoma, proprio per impedire che si creavano nuovi dipendenti da scoma, li esiliava, così loro si ghettizzavano, continuavano a consumarne di più e anzi attiravano nuove persone. A proposito di questo proprio c'è la questione quanto riguarda la situazione che si è andata a creare appunto con quel libro Confessioni di Scoma, perché avremo proprio una missione in Morrowind che ci porterà a chiedere di trovare quel libro, e dal momento che una confessione appunto di un consumatore di Scoma è molto mal visto e ghettizzata dagli altri Doomer, quindi era difficile reperire questo libro per aiutare appunto i nostri amici, questo nostro amico, questo nostro Doomer, non mi ricordo esattamente, a riprendersi dal suo L'isola non è tutta coperta dalla cenere. Ci sono enormi distese di ghiaccio su a nord e molto. dicevo, dovevamo aiutarlo a riprendere, dovevamo trovargli questo libro fondamentalmente più che altro per infondergli coraggio, ed era un trauma perché doveva andare in una libreria mezza nascosta a Vivek. Era veramente difficile quella missione. Certo, come sempre nell'episodio non si vede particolarmente perché io come sempre taglio le parti noiose, però mi ricordo che fu Impressive. proprio una lunga missione. Beh, però c'è da dire, cazzo, per essere una prigione li trattate veramente da Dio, i vostri prigionieri. Cioè, mai visto? Cioè, è più scomodo lui che quello che ipoteticamente andrà in cella. Però va bene. Qui vedo delle grotte, quindi qualcosa mi dice che Perdona se il io divento disturbo, schiavo. ma nelle miniere di ebano non è rimasta nemmeno l'uva. Ti conviene andare. Ecco, appunto, possiamo aprire la grata, guardate che figata, e quindi ipoteticamente scappare. Vabbè, a parte quello, direi che quindi andiamo a vedere direttamente il baluardo, giusto Abbiamo per ancora andare un alcune attimo a immagini. Abbiamo informarci. ancora delle E oggettivamente non so se questo episodio verrà caricato unicamente oppure avrò tempo per registrarne un altro, perché vorrei recuperare quello di ieri. Se hai bisogno di Quindi rifornirti, non parla so con come Freydis. Potrà oggettivamente accontentarti. organizzerò la cosa. Vabbè, baule delle prove. Nulla di che. Veramente nulla di che. L'uomo con ascia. Questi poi sono libri tipicamente di Morrowind. E sono veramente curioso, ossa 1, ossa 2. Sono veramente curioso poi quando ho tempo di leggerli un po', anche per capire un po' come si è evoluta la cultura Doomer e cosa hanno cambiato in Se ti generale. ritrovi nelle lande di cenere, guarda dove metti i piedi. A quella Innegabile. maledetta progenie piacciono le imboscate. Che simpaticoni, anche se onestamente non mi sembrano un granché. Per ora andiamo a dare un'ultima occhiata alla miniera Magnifico, d'ebano a questo un'altra punto bocca da e sfamare. diamo anche un po' qualche risposta ai commenti. A proposito di questo, volevo iniziare a rispondere a Dova Kingslayer che sì, effettivamente per ora sta diventando un grande bel tuffo di nostalgia. Queste sono tutte patate della cenere e oggettivamente mi sta anche tanto piacendo. Sono veramente curioso di vedere in generale come hanno deciso di far evolvere molte delle cose e come cambiarle. Per ora, chiaramente, andiamo a dare un'occhiata alla miniera di roccia del Corvo, che prima era un pochino più differente, ecco. E in generale, per quanto riguarda le missioni, chiaramente inizierò principalmente con le missioni legate a Roccia del Corvo. In particolare, credo che la prossima. Se ci daranno, sempre se non usciranno nuove cose da esplorare. Guarda che bella, che bella! Se non usciranno nuove cose da esplorare. Maledizione, donna! Ti ho detto di lasciarmi fare! Crassius, l'ultima volta che sei sceso nelle miniere, per poco non ci lasciavi la pelle. Non voglio rimanere vedova. E io ti dico che farò di tutto pur di trovare i resti del mio antenato. È laggiù, lo so, lo sento. Ma è stato più di 2 secoli fa. Non sarà rimasto niente. Lasciami andare e basta, donna! Un Doomer che Crassius. sposa un imperiale, un Nord. È una battuta Il questa. vecchio rimbambito è cocciuto. Finirai ammazzato. Ok. Mi Alfa. scuso per i vaneggiamenti. Sadri. No, Di molto interessante. Grazie. nulla. Perché tu e Crescius stavate discutendo? Quel vecchio pazzo crede di avere 30 anni di meno. A furia di ficcare il naso in quella miniera, finirà ucciso. Perché stai esplorando la miniera? È convinto che vi sia una specie di cospirazione che lega la compagnia dell'impero orientale e la chiusura della miniera.
In casa abbiamo trovato delle vecchie lettere del suo bisnonno e lui crede a ogni singola parola. Dipende cosa dicono le lettere. Il bisnonno di Crassus ha lavorato per la compagnia dell'Impero Orientale. Le lettere parlano di una specie di scoperta su cui lui avrebbe dovuto indagare. E per qual è il suo bisnonno? Per quanto mi riguarda, non c'è scritto niente che sia degno di nota. Non capisco la sua agitazione. Chi era il bisnonno? Grazie, Ancerellius. Era un esploratore della compagnia dell'Impero Orientale. Veniva mandato in tutta Tamriel a risolvere problemi di scavi e affini. Pover'uomo. Tutto quel lavoro, così pericoloso, per poi alla fine morire nel proprio paese. È strano. Mi ricordo il nome, grazie a Ancerellius. Ci fu un terribile incidente. Rimase ucciso in seguito al crollo di una delle gallerie. Nessuno riuscì a scendere laggiù per recuperare il corpo. La compagnia dell'Impero Orientale sigillò quella sezione per scongiurare altre tragedie. Crassus è convinto che sia tutta una montatura per nascondere qualcos'altro, ma io non so cosa pensare. Crassus. Ma ora ho capito chi cazzo è Crassus, porco Giuda. Ora ho capito. Gratian Craelius, poi era, non Crassus, porca puttana. Era la persona con cui in Morrowind abbiamo fondato Roccia del Corvo. Ci ha fatto da sovrintendente per tutto il momento della costruzione. Era un grandissimo personaggio, oltre al fatto che con lui abbiamo anche sventato un attacco della Compagnia dell'Impero Orientale. Una mezza truffa, fondamentalmente. Il mio amato ha quasi 80 anni e credo che l'aver trovato i segni del suo antenato lo abbia, come dire, frastornato. Lo amo tanto e lo sostengo in tutto ciò che fa. Ma non posso permettergli di inseguire questi fantasmi. Potrebbe fare la stessa fine di Grazia. E come hai conosciuto Crassus? Per capire come ci siamo conosciuti, bisogna considerare quello che ha passato. Crassus è un minatore di terza generazione. La miniera è la sua vita, tutta la sua vita. Quando Crassus raggiunse l'età giusta, la miniera d'ebano di Roccia del Corvo fu chiusa. Un duro colpo per lui. Perché non hai cercato lavoro altrove? Vabbè, lui sta da tre generazioni qui, l'ha fondata lui praticamente. La sua famiglia ha vissuto qui per oltre 200 anni. Partire avrebbe significato abbandonare preziosi ricordi. Al contrario, scelse di restare a Solstheim e dedicare la sua vita alla ricerca di una nuova fonte d'ebano. Purtroppo non fu mai trovata. Circa 10 anni fa cadde in una profonda depressione. Da allora si è chiuso in casa e rifiuta di uscire. Ma è in miniera accanto a te? E così vi siete conosciuti? Sì, dopo aver impedito a chiunque di portargli del cibo, il consigliere Morvain ordinò di sfondare la porta prima che Crassus potesse morire di fame. Oh, bene! Ai tempi ero una sacerdotessa del Tempio e mi convocarono per impiegare le mie capacità curative sul suo corpo sofferente. Restai per qualche tempo e mi occupai di lui. Poi ci innamorammo. Onesto? Sei una sacerdotessa del Tempio? Niente affatto. Non sono più la benvenuta in quel luogo. E certo, hai rotto le tradizioni, ti sei sposato con un umano. Una divergenza di opinioni tra me e l'anziano Othrelot. Su ciò in cui credo io e ciò in cui crede lui. Preferirei non scendere nei dettagli. Diciamo solo che le nostre idee sullo stato attuale del tribunale sono agli antipodi. Non dirmi che veneri ancora i falsi dei. Fai attenzione là fuori. Ok, le miniere sono decisamente cambiate da come le ricordavo fondamentalmente. E tu chi sei? Non sto cazzo. Che sono occupato? Occupato a fare cosa? Perché dovrei dirlo a te? Non so nemmeno chi sei. Potrei darti una mano? Forse. Ma ultimamente non mi fido molto delle persone. Credono che sia pazzo. Ma ricorda le mie parole. Queste miniere nascondono un segreto che potrebbe ridare lustro a Roccia del Corvo. Oltre le cose un po' demitizzanti. Ma certo.
Ignora le fandonie di un vecchio pazzo. Non è che voglio ignorarle, che fondamentalmente siamo arrivati a 40 minuti di episodio, signori. A parte questo, continuando a rispondere a Dova Kingslayer, che ci ha informato che purtroppo il doppiatore originale di Mirak, e che non ho ancora sentito la sua voce, ma credo che di fondo sia quella che abbiamo sentito vicino alle colonne, è morto a causa del Covid, e questa mi dispiace tantissimo, veramente. E abbiamo perso un pezzo di storia, fondamentalmente, perché come doppiatore sembra molto bravo, di fondo, poi lo vedremo anche più in là, man mano. Mi dispiace tantissimo, poi soprattutto a morire a causa del Covid. E in seguito, per quanto riguarda Paturnax, ti direi sì quanto ti direi no per la questione. È molto, ma molto complicata. Magari un episodio lo riaffronteremo per bene, convogliando anche le vostre opinioni di quel famoso episodio. In seguito, rispondendo a Leonidas, se fatemi vedere se sta registrando, sì. Sono felice perché appunto ricordavo che qualcuno me l'aveva chiesto fin dall'inizio, fin da tanto tempo mi aveva chiesto di Dragonborn e ora ci siamo. Spero che ti piace come sto procedendo abbastanza lentamente, onestamente, è vero, però sto esplorando ogni angolo e ogni cosa perché qui oggettivamente c'è anche molta lore di cui parlare, tirare dritto giusto per fare le missioni non mi sembra la cosa più appropriata. E nel mentre mi hai detto che succederanno cose assurde, accederò a luoghi assurdi e apprezzo che non sei stato specifico, quindi non mi hai fatto spoiler. Allo stesso tempo però mi hai confuso perché non ho capito effettivamente a cosa ti stai riferendo, nel mentre il nostro Inigo era praticamente scomparso. E a proposito di questo, spero di sì, cioè fino ad ora mi sta convincendo, mi piace la storia, perlomeno quello che ne è uscito. Questo meticciato è carino tra Dunmer e cultura nemmeno nord, queste non sono case nord, sono più case coloniali imperiali, a tutti gli effetti sono imperiali, anche se sono triste del fatto che, come dire, hanno contaminato il palazzo che ho costruito io con le mie manine, puttana troia. E a parte quello, invece rispondendo a Byron, non so di fatto se Inigo è programmato o non è programmato per Dragonborn o comunque Solstheim. Un po' mi dispiace, però del resto mi sembra strano, anche perché per installare Inigo come mod è consigliato avere sia Dragonborn che Dawnguard, quindi non capisco effettivamente che cosa, ma che brutto che è tutto diventato. Guarda lì la montagna rossa, ma è la montagna rossa? Sì, credo, sto guardando in quella direzione, dovrebbe essere la montagna rossa, anche se un po' troppo vicina, ecco, mi sembra un pochino troppo vicino. Però a parte quello, signori, innegabilmente, per quanto riguarda Inigo, non so, credo comunque che col tempo magari si sblocca un po', perlomeno lo spero, anche perché mi dispiacerebbe abbandonarlo. Oggettivamente abbiamo fatto quasi tutta la missione, tutta l'avventura insieme, anche se non parla l'ultimo pezzo, me lo tengo con me, alla fine è sempre meglio di tenere un'altra persona a caso che tanto comunque non parlerebbe mai, quindi tanto vale, chi se ne frega. E a parte quello, direi che andiamo a chiedere a loro se hanno bisogno di Sujamma. Tanto loro hanno iniziato della confraternita, non devo ancora capire perché qualcosa? È morto. Sadri? Niente di meglio del Sujamma degli Elfi Scuri. Una benedizione. Ah, se lo dici tu, io mi fido su due piedi. La Vergine del Nord è pronta. Tu non hai nulla da dirci, dobbiamo trovare gli altri. In seguito, rispondendo a Gabri, sono felice che anche tu sei felice, scusa il gioco di parole, che siamo a Solstheim. Che belle, queste sono tipo le tipiche case Dunmer, questa specie di ingresso strana con direttamente la scalinata. È sempre un piacere vedere. Tu, Sadri? Non oggi, ho troppe cose per la testa. Ah, vaffanculo. E dicevo, a proposito di questo, c'è la questione che per quanto riguarda i nostri amichetti, a quanto pare Mirak li controlla pienamente, tanto che lui ci ha detto che di sera loro si muovono direttamente nel tempio. Ho aspettato la sera. Sono preoccupato. Vendril. Credo che lo sappia. È gelosa. Posso capirla. Oh, povera Stella. Di volta al cervello. Potrebbero scoprirci. Farla finita, non hai che da dirlo. Sbaglio o in questa casa ci sono un po' troppi attrezzi per
una semplice famiglia. Mi stai dicendo che questa diventerà ipoteticamente la mia tenuta, seriamente? Stavo ascoltando tra l'altro i discorsi delle persone di sopra. Ci rivediamo, serio. Dimmi tutto. Se conosci qualcuno? Io stavo per dirti di no, ma non lo so, non lo so, però credo di aver sognato un tempio. Ok, non ci dice niente, però è strano che abbia tutte quelle cose, manichini vuoti, eccetera, eccetera. Sì? Tutto questo, sì. Comunque Gabi ci ha detto anche una cosa interessante, che a quanto pare lui si è fatto tramite delle mod una camminata fino alla Montagna Rossa e ha notato una colonna di fumo e basta, fondamentalmente nulla di che. È una cosa che un po' mi rattrista, perché come sempre bevi da bevi un po' in mancanza di meglio. Ok, 9. Che il tuo miserabile sia privo di davvero miserabile. Sadri, se non altro mio padre mi lascia bere quello che voglio senza lamentarsi. Di a Geldis che lo apprezzo. Ok, siamo a 10. Possiamo tornare indietro almeno a completare questa missione. A parte questo, dicevo, appunto lui è andato alla Montagna Rossa e ha detto che ha trovato fondamentalmente solo una colonna grigia. Del resto non mi aspetto nulla di nuovo, non mi aspetterei nulla di nuovo. Ti do il benvenuto. Ho distribuito il suo giamma. Perfetto, il più è fatto. Ora non ci resta che aspettare gli avventori. Se lo dici tu. Adesso ecco qualcosina per te. Oro. Grazie. Che bello, qua 2000 botta per fare le missioni più stupide, immagina più in là. E per quanto riguarda le forzieri, mio caro Gabri, effettivamente l'ho appena scoperto, e infatti l'avevo notato anche leggendo il tuo commento, e quindi ora almeno abbiamo uno scopo e soprattutto sappiamo il perché ci sono proprio scrigno della Compagnia Orientale, che credo sia un po' come le gemme di Berezia. Spero solo che non siano distribuite come le gemme insolite di Berezia, che tra l'altro dobbiamo fare ancora il video, ragazzi. Già vi avviso che prima o poi ci saranno dei piccoli episodi di, possiamo dire, di ritorno nel continente per andare a recuperare tutte quelle missioni, cioè tutte, ne saranno meno di 3 oggettivamente, ma proprio 3, non per dire un numero, ne saranno 3, massimo 4 contate, e appunto tra queste c'è ancora da ricomporre la corona, dal momento che volevo dedicare un solo intero episodio per questa cosa, anche perché così sarebbe stato molto ma molto più semplice. Per quanto riguarda invece il commento di Ross, effettivamente hai ragione, infatti ho fatto la battuta proprio grazie al tuo commento. I Redoran hanno un po' una fissa di andare a stabilirsi in zone un po' troppo cenerose, ma del resto a Drun, cioè ragazzi parliamone, è un porco Giuda di pendente dell'Impero Orientale. Eccolo qua. Ne abbiamo uno, quindi teoricamente lo possiamo portare. Dicevo, abbiamo questa bella fissa di mettersi nelle zone cenerose, ma del resto la loro capitale, la loro casa madre, il loro rifugio secolare era un cazzo di guscio di granchio enorme, messo metà sottoterra, metà sopra, perché da sopra si vede solo il carapace superiore, ma poi sapete, come ben sapete, i granchi hanno anche il carapace inferiore. Ecco, era un'intera struttura costruita sottoterra, per dirvi. In seguito, continuando a rispondere, Ross, sono felice che i Doomer ti piacciano, per quanto hai detto sono legato a loro e affascinato dai loro misteri, basati principalmente sulla necrofilia, necromanzia e necrosi. Perché non ti affascini anche un po' più di psicologia? Magari riusciamo a trovare una cura, Ross, non è una cosa bella avere a che fare con i morti, soprattutto come fanno i Doomer, Ora sì, chiaramente stava scherzando, l'ha detto dal punto di vista chiaramente videoludico, perché effettivamente se lo diceva realmente sarebbe stato abbastanza preoccupante, notando le loro particolare cultura dedita alla morte. Guardate che bello il golfo di roccia del corvo, che prima era molto più spazioso perché non c'era tutta quella catena che credo sia tipo... non è granito, però un metallo, cioè un metallo, una pietra simile che non mi ricordo, che si crea con le eruzioni, ha proprio questa forma esagonale di fondo. Fatto ciò, signori, purtroppo sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Prossimo episodio iniziamo con le missioni, perché di fondo l'abbiamo più che tutta totalmente esplorata. E direi quindi, appunto, che il tempo è tiranno e ci possiamo beccare nel prossimo episodio.